tratteremo queste due tematiche che sono molto importanti. Voglio leggere brevemente perché non voglio togliere spazio agli ospiti che sono tanti questa sera. Il 21 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Poesia, istituita dall'UNESCO al fine di riconoscere all'espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo interculturale, della comunicazione e della pace. L'UNESCO negli anni ha voluto dedicare la giornata all'incontro tra le diverse forme della creatività, affrontando le sfide che la comunicazione e la cultura attraversano in questi anni. Tra le diverse forme di espressione, infatti, ogni società umana guarda l'antichissimo statuto dell'arte poetica come ad un luogo fondante della memoria, base di tutte le altre forme della creatività letteraria ed artistica. Scrive il professor Giovanni Puglisi, che è presidente della Commissione Nazionale per l'UNESCO. La Giornata Mondiale della Poesia è stata istituita dalla 30ª sessione della Conferenza Generale UNESCO nel 1999 e celebrata per la prima volta il 21 marzo seguente. La data che segna anche il primo giorno di primavera riconosce all'espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturale, della diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace. Quindi questo è il messaggio che questa giornata lancia in tutto il mondo. La pace, principalmente. Tutti i bambini di tutte le scuole del mondo sono usciti dalle loro classi, hanno raggiunto la loro piazza più vicina e hanno incominciato a suonare dei tamburi. Il presidente, che lavora da tanti anni su questa città e che grida, sa che questi sono i tamburi della pace e non a caso ha aperto questa serata parlando di pace. In un momento particolarmente confuso come il nostro, in cui si fa fatica a mettere il pranzo con la cena e dove un po' i valori sono contorti, è più che mai importante parlare di poesia, è più che mai importante parlare di quello che io non chiamerei solo la poesia, ma di un grido. Perché ogni verso, ogni frase che parte dal cuore, elaborata dal cervello, mi piace immaginarla come una freccia che parte e che cammina. Sicuramente raggiungerà la destinazione. Noi speriamo sempre che sia il cuore delle persone, perché soltanto partendo dal cuore delle persone si possono cambiare le cose. Voglio solo salutarvi ricordando un episodio del grande poeta Pablo Neruda. Qualcuno disse: Pablo, parla di noi. Canto generale, è il grido dei minatori. E noi questo rappresentiamo e speriamo che al nostro coro si uniscano altre persone. Buonasera e buon divertimento a tutti. Quando stavo rispondendo a lui, sì. Mi piace guardare il mondo a 360 gradi e quindi entrare nelle cose, soprattutto quando le cose hanno un'anima come questo libro. Ecco, quindi non mi metto a dire delle cose che ho scritto io, perché chiaramente in questo momento non è particolarmente importante. Vi dico subito, quando uno deve fare un intervento, le persone cominciano subito a pensare, mamma mia, questo qua quanto tempo ci addolcirà? Vi dico subito, dai 12 ai 15 minuti massimo, quindi c'ho l'orologio davanti, quindi state tranquilli. Salve. Sì, possiamo abbandonarci alla scoperta di questo libro. La scoperta del libro che non c'era, mi pare di aver capito, no? Da quanto diceva lui, perché non esisteva un libro che organicamente prospettasse la storia della pittura napoletana dall'Ottocento fino alla fine del Novecento, anche per certi versi agli inizi del 2000. Bene, io credo che la prima cosa da dire per andare alla scoperta di questo libro è fare la diagnosi, la radiografia, perché questo è un libro gradevole da leggere, gradevole da guardare, è gradevole come consultazione, gradevole come momento di studio, è anche piacevole, stimolante, fa venire voglia di andare oltre, ma nello stesso tempo ti appaga, perché è un libro fatto con amore. Vi dico delle cifre, sono 165
questa fotoriproduzione di quadri, non solo di quelli canonici, ma anche di tanti altri scelti ad personam con un gusto personale dal nostro Vincenzo Laguso. Ci sono 7 foto di artisti, ci sono 74 autori trattati, dai grandi della pittura napoletana, ai minori della pittura napoletana, ma anche con piccoli voli verso Van Gogh o verso Cézanne, e quindi una dimensione globale, perché la pittura è veramente unificata da questo punto di vista. Sono 6 capitoli che trattano della bellezza della pittura napoletana, proprio il titolo, perché la pittura dell'Ottocento è quella che ha stimolato questo libro e ha stimolato tutta l'azione del nostro autore, che è anche pittore, anche se non è qui presente soprattutto come autore, più dei bonus. Pensate che ci sono anche delle schede, non solo per capire meglio le specificità dei movimenti, ma anche delle piccole schede per poter in qualche modo individuare un'opera falsa e distinguerla da un'opera vera, come comprare, come valutare un'opera, quindi un po' tutto. È un mondo, il mondo della pittura, che ci appare in tutti i suoi colori, con amore, perché questo, se dovessimo definirlo con una parola, è un viaggio d'amore. Viaggio perché non è un'elaborazione storico-critica, nel senso classico del termine. È proprio un viaggio perché lui parte dalle sue radici emozionali, da quando ha scoperto la pittura, e la pittura l'ha scoperta facendo l'amore con il colore, con dei pittori che facevano l'amore con il colore, con l'immagine, con i paesaggi, anticipando veramente quelle che poi sarebbero state le grandi avanguardie, cioè con la pittura napoletana con la scuola di Posillipo dell'Ottocento, che si richiamava poi a grandi maestri come Haggart. E devo dire, avendo ben d'onde come luoghi da riprodurre, perché non c'era solo Napoli, c'era la costiera amalfitana, ma vengo da Cava, e Cava era uno dei soggetti preferiti, lasciatemelo dire, una valle era la felicità dei pittori e dei vedutisti. Quindi è un viaggio d'amore, perché, e lo dice Vincenzo Laguso all'interno del libro, questo libro nasce dall'amore, ma parla di un prodotto, l'arte, che non esiste se non c'è l'amore. E allora, una poesia di Giovanni Caturra. Prendiamo 2 piccioni con una fa. Io sì, è preso. Me ne sono accorto, non c'era altro bello la violetta. Non c'era altro malato il tuo calendario. Io calendario non lo romperei. Quando è trasunta, a me non me la ritta in cappuccia di Pasqua, no signore. E giù. Indaga se gli sta fritta che può trasire. Trasere giusto un giorno. Dici che sono il carciofo al che ti hanno aperto la mente, ovvero no. Tu forse hai visto i sportere, i pasiello e tutta quella gara da terra fino a bocca. E si vede che non l'hai visto. Ma è da credere a forza, la verità. Ha già avuto una storia, a chi le ha chiesto e quando è dopo se lo parlò. Primavera è trasunto, è confusaggio. E beh, parliamo italiano chiaro. Ha già venuto un primo scarrafaggio che asciuta ieri sotto il fucolato. Come ha già visto l'ha salutato. Uè, amico bello, tu non manca mai. Segna che primavera da cacciare. Ma che riesce poco a niente fare. Cagna la stagione di essere la magnanza perché il carapuncello pure è figlio. Ma io non devo dire una scarpa salata, devo dire soltanto un consiglio. Di che stessi parole, proprio a usanze che lutava che campava e stiende. Tu esci la notte per trovare la mangianza, a 2 mattini non ci trova niente. Questa poesia. Aspettando la visita. Tu succi, e se ti senti poco buono, ti fai la croce in una giornata nera. Poi pensi fa, non sono fatto dottore, ma ti scoraggi che l'attesa ora. Ti porto libero ogni giornale, pensando alla compagnia che sta male. E se senti tanta causa di malore, e chi non dorme passa a nottare. Chi non se ne assegna qualche malattia, non può pensare di sembrare la vecchiaia. E se si sa chiudere questo male muore, quando scende si dell'ospedale.
non sento malattie mai sapute, rimedi e medicine mai provate. Tanta consiglia certa e garantita, come nell'elenco e ciclopedico normale. Chi parla d'ernia e chi ti fa rocella, e venne vanitose e chi ti infarto. Chi sei operato ma tenne tanto offesa, non ti sparagli manca che fisca i parto. Ma io onestamente ne capisco. Sarebbe una moda loro i risultati, e mescano il ruolo e lo sinisco. Consigliano la cura più appropriata. Provate sta pomata, è portentosa. Vi cura azotemia e un polistirolo. Con le vie calle, più sanguinase. La cura è buona, pure per l'ortaiolo. Mi pare una lezione all'altra scuola, come se fosse all'università. Ognuno di loro si sente professore, grandi terapie ti stanno a dire là. Poi fai un pare spada e pensa, ma me ne vado. Che l'aspetto a fare? Si danno in malattie che rimedia, l'altro sono tutte e mi sono fatti tutti. Un medico non serve, è inutile. Se non ho passato tutto mi sento Cardarella, con tutto il grande rispetto per Scolapia. La meglio medicina, sai qual è? Un vizio non mangiato. E che stiamo bene. La favola. Se la favola è acume e malizia, esperienza e saggezza sofferta, arte, critica, fato e giustizia, è una porta che sta sempre aperta. Favolisti di ieri e di oggi, allietato hanno grandi e piccini, con storielle morali ed orologi, e bugie, furberie, ladrocini, a partire da Esopo a Trilussa, o da Fedro con Porta o i Colbelli, si è parlato d'un ghiro che dorme, d'una pecora, d'un asinello, ed ancora di tanti animali nati scaltri per sola difesa, sia dagli uomini che dagli eguali, che arrecano danno ed offesa. Dalla voce del merlo e il leone, dalla volpe e dall'orso e dal lupo, ogni essere ha tratto lezione per scansare l'inganno e il dirupo. È natura che guidi i loro passi per l'istinto di conservazione, per difendersi dai colpi bassi di chi errando vuol far da padrone. Ve ne leggo una, io non ero preparato perché in effetti sono arrivato giusto in tempo alle 6:05, ero qua però eravate partiti. Pura la gramella e tonno. A natura che è sempre troppo bella, dice che un coppo munna a forza e tonna. Guardate un ciclone, a Maruzzella, pensate a terra quando l'onna onna. Pigliate una conchiglia, a trombi mare, a luna, un vulcano, un pianeta. Tenete mente i ciuro e il surfare, o pavone carota, una cometa, o solamente a formina sementa. E va donata con a forza e tonna. Non cagna mai fartura. Solo attento, oppure solo non mi ha intenzione, ma resta sempre la stessa come la pronna che vuole un braccio niente o antifona. Tutto quanto, scusate ma si faccia l'ambulante, non sono malata e non sono drogata, sono disoccupata che sono nata. Io non vengo a Bosnia, sono che qua, si faccia questo e per non rubare. Una 1.000 lire a voi non può fare niente e mi metto qualcosa sotto i riente. Rinda sta borzo porti e farzolette, tre lapse e tre penne con blocchette, o sparadrappi o cuscia milicone, e pile con rilloggi o cotone. Sono sposate e tengo i figli a scuola, non pare scarpa che ci manca a sola, però che giraviti a certi gas, e non è colpa mia se sto a spassa. Cammina tanto tempo a guagliare, ha fatto il secolo con mare. Vincere nella manetta non ha bevere il gestire, non figlio di l'all'ombra cavadina. E all'ombra tutte e due, a cominciare a se parla con buia, ognuno allora se parla e con tu, è sempre un piacente, si fronna veramente, facevano ciuciù.
facciamo niente, pure una volta che stava se siete, e qua cercavo il vi fresco e quiete. Tempo mi disse, e ti vedete ma tu sai pulire, io cuore tu cercavo cuore mio. Eppure ci spartette ma abbracciate, non ce la sai, non ce la sai più, è sempre un piacente, ci fronna veramente, facevano ciù ciù, quando da presa, dopo tante tante anni ve darranno, quando i matrimoni si faranno. Ma così fanno quasi tutte figliole su paese, gli asprucce da caso o su paese. E specialmente a state, aspettano i figliuli innamorate, sa fontanella tira gioventù, è sempre un piacente. Fronna veramente ci fanno su giù giù. Una tua giorno ha cominciata e come sangue tra sinte e vena torna fatica, torna le pena. Migliaia facce affaccennate vanno per strada sballottoliate, ognuno cerchi di s'arrangiare, che è assai difficile chi sto campato. C'è sta chi spandaca con fantasia e chi va zoppaca, paretta via. Ma chi è giovane non s'accontenta perché nessuno la ritta niente, a robe, a ferro, quello che fa. Che sta in guerra, scappa chi può. Sti figli in Napoli per tutto già, con una seringa vanno campare. E quanta volta che sta città si degna i sangue, senza pietà, sta società come feroce, chi ha da lucca sta senza voce. Addosta a chiù che l'alleria che ha fatto in Napoli solo poesia, a chi sti figlia che l'ha ammarata, l'ha rubata tutto passata, e mo si trovano in faccia a un muro senza speranza, senza futuro. È scesa notte, a luna amica muove st'argento, sta scena antica. Niente hanno scusa, reta una stella, chiagna una lacrima, pure ce n'è.